Amici di Rossini TV e dei Senza Giacca, la Vis Pesaro è protagonista anche al femminile. Siamo qui con tre deliziose rappresentanti del gentil sesso e soprattutto con il mister nuovo nominato mezz'ora fa, Gianfranco Ceccarani. Una dichiarazione a caldo, visto che veramente questa nomina è arrivata adesso. È arrivata proprio 5 minuti fa, ecco. E l'ho accettata con un grande entusiasmo questa avventura. Sono già ad un tesserato della Vis Pesaro perché ho lavorato come vice allenatore alla Berretti e concludo con la prima squadra del femminile con, come ripeto, con grande entusiasmo. Cercherò di dare il mio contributo e la mia esperienza a queste magnifiche ragazze. Si può proprio dire beato tra le donne. Beato fra le donne. Cosa ti aspetti dalla nuova stagione? Dalla nuova stagione mi aspetto di mettere questa esperienza che ho avuto in questa grande società e di mettere nel mio bagaglio personale e in questo sport che lo amo da sempre. Presentiamo anche queste deliziose fanciulle, se ci dite nome, cognome, ruolo e da quanti anni giocate a pallone. Gambini Giulia, difensore, e questo è il secondo anno che gioco. Sei pesarese? Sì, sì, sì. Elisa Marcucci, sono terzino sinistro e più o meno 6 anni che gioco. Anche tu di Pesaro? Sì, di Pesaro. Alice Romanini, pesarese, gioco da novembre in attacco. Il bomber della squadra? diciamo. La bomber! Quasi, quasi. E invece questo maschione dietro di voi? Sono Alberto Cavoli, detto il Lupo, e sono il team manager del settore femminile. Allora, grazie alle ragazze, al mister, al team manager, un in bocca al lupo per la nuova stagione che inizierà? Nuova stagione con la Coppa a ottobre, prima c'è la Coppa, poi il campionato. A ottobre, benissimo, forza Vis anche al femminile.